sempre in ordine, di tempo. Siamo un popolo che invecchia, ok? Dall'altra parte del mare c'è un popolo che aumenta numericamente sempre di più. Subiamo questa situazione o la pensiamo, la programmiamo? Il bisogno che c'è e che ci sarà sempre di più, di risorse umane, di forza umana che venga da altre parti dell'Europa e del mondo, è un qualcosa che lasciamo andare così come va, oppure è un qualcosa che vogliamo guidare, pilotare? I decreti flussi famosi, no, che c'erano, che in parte ci sono ancora, di cui però non si parla più, no, decreto flussi che dice l'Italia ogni anno accoglie un tot 20, 25, 30 mila persone che vengono da su contratti che vengono stilati tra il datore di lavoro e la persona che vive nell'altra parte d'Europa o del mondo da cui. Questa è una prima linea di pensiero. La seconda linea di pensiero, io l'ho detto, cioè tutte le persone che vengono in Italia, che arrivano sui barconi, che arrivano sui tir dalla Turchia, ultimamente c'è la rotta balcanica, non si è mai chiusa, la gente arriva dal Pakistan con 3-4 mila euro, va sui camion, sui container, e arriva in Albania, poi clandestinamente traghetta in Italia e poi vanno in giro a diverse questure a chiedere accoglienza. Cioè, chi viene in Italia e fa una richiesta d'asilo ha il diritto ad essere accolto sempre, comunque, dovunque, secondo quanto prevede la legislazione internazionale. Però io mi dico anche, cioè, pensiamo le cose, pensiamo che futuro vogliamo, invecchiando così tanto la popolazione. Lasciamoci prendere dagli eventi. Per quanto riguarda invece le persone che hanno ottenuto un permesso di soggiorno e poi cosa fanno, la legge dice dopo 5 giorni tu sei fuori a struttura di accoglienza. Allora, chi ha già trovato un luogo in cui stare, perché ha amici, connazionali che lo ospitano, e chi non ce l'ha dove va? Case abbandonate, no? In luoghi, se uno è somalo, eritreo, etiope, in pochi mesi ottiene il permesso di soggiorno e non sa la lingua, non si è organizzato, dove va? Quindi un bisogno, qui vengo un po' alla prima domanda, c'è bisogno di appartamenti facilmente fruibili, con 100-150 euro a persona, facilmente fruibili, in cui gente che ha un lavoretto ce l'ha, in nero, in regola, comunque quei 100-150 euro riesce ad averli, diamogli una sistemazione abitativa dignitosa con un accompagnamento, l'esperienza di piccoli appartamenti, 2, 3, 4, 5, 6 persone, Bulgaro Grasso può farlo, certamente che può farlo, e chi è ospite in questo appartamento paga la sua quota, noi lo facciamo, 6 ragazzi pagano 80 euro ciascuno. Con questi 80 euro si coprono le spese, tutte le spese che ci sono, e c'è una persona che coordina questo gruppetto di 6 giovani migranti, che c'è un regolamento molto preciso, si può fare questo, certo che si può fare, e funge da accompagnamento. Per i minori cosa succede? I minorenni invece sono accolti in strutture, finché hai 17 anni e allo scadere, ecco, tu sei accolto, la legge obbliga il comune in cui il minore risiede ad accoglierlo. Quando hai 18 anni e un giorno, in genere vieni messo fuori, perché il comune di Como ha fatto questa scelta, non paga più la quota al centro, alla comunità per minori che ti accoglie. Quindi un altro bisogno sono i neomaggiorenni. Il neomaggiorenne si vede messo fuori. Allora, perché non pensare a un piccolo appartamento a Bulgaro Grasso per neo maggiorenni, seguiti da un educatore,
magari il comune interviene da una parte dello stipendio tra virgolette di questa presenza educativa? Io chiedevo, volendo, avendo un appartamento in privato, lo può fare o deve sempre passare attraverso il comune? Lo può fare tranquillamente. Il nostro comune, almeno allora, non il sindaco da adesso, non lo so, però il vecchio sindaco non permetteva questo. Come no? Come la gente regolarmente presente. A minacciare chi non ospitava persone di questo genere. Espresso in modo pesante, però secondo me non può fare niente. Cioè il privato lo può fare. Il privato, se tu hai un appartamento, dici io lo metto a disposizione di, con un progetto educativo dietro, puoi farlo benissimo, nessuno può impedirlo, anzi se uno ti minaccia lo denunci. Abbiamo questa esperienza di un appartamento dove ci sono sei ragazzi, tra cui Suleiman, che avevano già fatto un percorso in parrocchia, quindi un percorso educativo, un percorso formativo e tutto. Avevamo questa occasione dell'appartamento, abbiamo, come diceva il Don, fatto un regolamento. Logicamente quando siamo arrivati nel palazzo erano tutti lì che guardavano e dicevano: ma come mai avete tanti tappeti? Una casa ci vuole anche un tappeto, no? E erano molto insomma, molto così, cioè sono dei ragazzi che hanno avuto anche delle relazioni con i vicini, cioè voglio dire, sono logicamente accompagnati, perché un minimo di accompagnamento, ma proprio niente di difficile di accompagnarli, perché poi dopo le cose sono semplici, l'immondizia è un problema, cioè come queste cose qua sono le cose che, no? E quindi poi la condivisione nel loro interno, logicamente bisogna mettersi così, però vivono tranquillamente, serenamente, senza nessun tipo di problema. Certo che l'impatto è stato sempre un pochino rigido, ma come raccontava il Don, il puntino in fondo, poi quando vedi arrivare, che sono delle persone, magari aiutano anche le persone anziane che sono lì, perché l'immondizia, sanno che quello, insomma, questo bisogno, deve spostare, mi chiama, cioè tante piccole cose. È un condominio dove ci sono anche numerose persone, non è proprio piccolissimo, eppure è una bellissima esperienza, perché stiamo accompagnando poi piano piano l'uscita, perché lavorando questi ragazzi poi avranno il loro futuro, no? E questa è una cosa che, cioè, si può fare tranquillamente, non c'è nessuno che può dire nulla, logicamente tutto nella regola, cioè con le dichiarazioni alla questura delle persone, cioè non delle cose così, cioè tutto con un certo, anche per loro, per dare loro un senso di legalità in tutto quello che si fa, che abbia una valenza educativa, però possa essere un piccolo segno che però vuole aiutare un paese a entrare in una prospettiva nuova, a dire è possibile, no? Quindi deve essere pedagogico questo eventuale, quindi non essere preoccupatissimi di fare tantissimo, ma di partire con delle piccole esperienze, ma che siano pedagogiche, educative, quindi pensate bene. L'altro bisogno è per le donne, le donne sole che arrivano, che sono sul nostro territorio, sono soprattutto nigeriane. Nigeria vuol dire il 99% venire dalla tratta, dalla prostituzione. Che ne sarà del futuro di queste ragazze? Che ne sarà? Finché c'è l'intervento del governo con i 35 euro al giorno, ci sono cooperative che fanno a fatica l'accoglienza, finiti i soldi, finito tutto. Suppongo non c'è nulla e stanno facendo i conti tra una struttura e l'altra e quell'altra. All'incirca attorno a 200 donne accolte e il grosso sono ragazze nigeriane 18, 20, 25 anni. Che ne sarà di queste ragazze fra 10, 15, 20 anni? Quindi qui c'è bisogno di muoversi, altrimenti vanno a finire dalla connazionale che le prende in casa come babysitter, però oltre alla babysitter va anche a prostituirsi sulle strade oppure si prostituisce in appartamento. I casi sono tanti, soprattutto nella zona di Cantù vengono segnalati i casi di prostituzione nigeriana in appartamento abbastanza frequenti. Quindi subiamo queste presenze oppure
diciamo proviamo a fare qualcosa. E che cosa ancora? Oggi abbiamo fatto un incontro in Caritas, ci diceva che sembra che dal Ministero degli Interni sia venuto uno stop al dare i permessi di soggiorno, i permessi umanitari. Quale sarà la prossima, la politica immediata prossima rispetto ai permessi umanitari? E se vengono dati a tutti dei diniego? Cioè il governo italiano dice salvo casi rarissimi, però noi diciamo la tua richiesta d'asilo, diciamo no, non ci sono gli estremi. Quindi cosa succede? Cosa succede? Con alcuni paesi c'è una convenzione per i rimpatri forzati, la Nigeria, Marocco, Algeria e Tunisia mi sembra, il governo italiano ha stipulato un accordo che prevede il rimpatrio forzato, ma non in casi di fronte a casi di violenza, che so io, di infrazione della legge, ma se un cittadino maliano non ottiene il permesso di soggiorno cosa fa? Non può prendere l'aereo e tornarsene a casa, salvo che lui dica io faccio richiesta di rimpatrio volontario, allora è possibile nell'arco di 2 mesi rimpatria volontariamente, ma se lui dice io non voglio, resta clandestino sul territorio, resta nell'irregolarità sul territorio. Quindi dove la politica italiana vuole arrivare? A fine 2017 erano 187.000 i richiedenti asilo, 40% forse delle risposte, forse adesso poi non vorrei sparare un dato per un altro, comunque meno della metà ottengono il permesso, meno della metà, e non tutte le richieste sono state esaminate. Che ne sarà di tutti coloro che non avranno il permesso, ma che non potranno rimpatriare, resteranno a clandestinità. Quindi non è meglio dare un permesso umanitario a tutti? La soluzione è per me, permesso umanitario a tutti quanti, di un anno rinnovabile, ti permette di restare legalmente in Italia, se trovi il lavoro puoi lavorare come era stata fatta la sanatoria nel 2013. Questo rispetto alla situazione. Bulgaro Grasso potrebbe chiedere l'apertura di uno SPRAR, però qui dipende tutto l'amministrazione comunale, a Como non ci si è riusciti in questi anni a... Parlavamo prima di scuola, sul territorio esistono le scuole italiane per stranieri, oggi abbiamo fatto una riunione, però facendo 4 conti, il grosso il mondo del volontariato riesce ad accogliere all'incirca 300 alunni in Como e dintorni, stranieri, che vogliono imparare la lingua, siano qui arrivati da tanto tempo, siano da poco arrivati, e questa, la scuola è un'occasione altissima, no? di conoscenza, di integrazione, di trasmissione di quelli che sono i valori dei paesi di provenienza e di quelli di arrivo. Non so se a Bulgaro Grasso ci sono dei richiedenti asilo, c'è qualche cooperativa? Non ancora, ci auguriamo di poter... Quindi ognuno deve fare la sua parte, no? L'accoglienza deve essere diffusa, distribuita se vogliamo che sia fatta bene. Non è giusto che la città di Como abbia circa 1500 persone. I servizi insieme ad altri paesi, quasi ci vogliamo togliere dal servizio dell'Oggiatese, Repubblica Autonoma di Bulgaria. Proviamoci se arriviamo a queste cose. Ma secondo me sono questi piccoli segni che abbiano un valore educativo, che educano un'apertura, dire in fondo è possibile ed è possibile un mondo più bello. Infine, l'auspicio è che ci sia gente che impegnata in politica, che si impegni, che porti avanti queste, ecco, il vuoto che troviamo adesso, un po' tutte le realtà associative, c'è un vuoto politico, chi sostiene un discorso diverso di un'Italia pluralista, multiculturale, multireligiosa, che ne sarà dei centri islamici? Ricordate il decreto, che la legge anti moschee che la regione Lombardia aveva votato, poi c'è stato il ricorso al TAR, che ne sarà del pluralismo religioso? Che ne sarà? Quindi abbiamo bisogno di persone impegnate in politica, persone di pensiero che portino avanti un'Italia che sia un'Italia molteplice, multireligiosa, pluralista da ogni punto di vista.
e con la fatica che si trova adesso, parlo della città di Como, penso in generale dell'Italia, di avere degli interlocutori politici.